Ben ritrovati e di nuovo saluti al pubblico a casa e saluti anche ai nostri speaker che interverranno in questa sessione finale del primo giorno del Forum della Comunicazione. Rileggo il titolo: per una comunicazione istituzionale corretta ed efficace, la responsabilità nell'emergenza tra pubblico e privato. La comunicazione ha svolto in questo periodo pandemico un ruolo fondamentale per ridurre anche l'incertezza in cui ci siamo trovati, incertezza di tutti, incertezza dentro l'organizzazione, incertezza dei mercati, incertezza anche ovviamente non solo nelle organizzazioni. Allora, io do il benvenuto agli speaker e li presento velocemente, dando loro il benvenuto. Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs e Sustainability di Novartis Pharma. Buonasera Gianluca, grazie per essere qui con noi. Anna Cittarella, Government Affairs Lead Johnson & Johnson Medical Devices. Buonasera Anna. Buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo anche Fabio Maccione, Head of Public Affairs per l'Europa e l'Italia di Flixbus. Buonasera Fabio, ben ritrovato. Buonasera Adriano, buonasera a tutti. Abbiamo anche Marco Magli, direttore comunicazione Feder Distribuzione e anche Regional Coordinator della European Association of Communication Directors. Marco, benvenuto, buonasera. Saluto. Grazie Adriano, buonasera a tutti. Abbiamo anche, e benvenuta anche a Elisa Serafini, Presidente Forum Economia e Innovazione, Head of Public Affairs per Glovo. Buonasera Elisa. Eccoci. Buonasera a tutti. E abbiamo, quindi diamo il benvenuto anche a Francesca Soncini, Direttore Commerciale e Marketing, Extra Aviation, Comunicazione Sagat. Buonasera. Buonasera. Credo di non aver dimenticato nessuno. Allora, concordate, immagino con me che la comunicazione abbia svolto un ruolo estremamente importante, fondamentale in questa dimensione drammatica e di grande incertezza e di complessità. E quindi io comincerei, utilizzando l'ordine alfabetico almeno per questo primo giro di tavolo, con chiedervi cosa è successo. Qualcosa è cambiato nella comunicazione? Ci sono buone pratiche che potete raccontarci di questo anno e mezzo di crisi pandemica? Qualcosa è andato non esattamente come ve lo aspettavate? Quindi invito il primo ospite, Gianluca Ansalone, Novartis Pharma, a raccontarci, magari se può stare dentro i 5 minuti, a raccontarci qualche cosa di ciò che è successo dal punto di vista della comunicazione e della responsabilità della comunicazione in questa emergenza. Grazie. Grazie a te, grazie a voi, grazie anche per l'ordine alfabetico, mi capitava sempre anche a scuola, iniziando il cognome con la. Però rompo il ghiaccio volentieri. Dicendo questo, parto da un'affermazione, cioè che io sono convinto che il bene più scarso del mondo del futuro, soprattutto da un punto di vista della comunicazione e della sua responsabilità, sarà la fiducia. Non terre rare, non il petrolio, ma la fiducia. Questo per dire che il costo dà innanzitutto il rapporto di fiducia tra la politica e la scienza. Un rapporto di fiducia che era già in crisi profonda prima della pandemia. Sicuramente il rapporto tra cittadini e politica, insomma, lo sappiamo, era arrivato ai minimi termini. Si è aperto il capitolo del rapporto con la scienza. Ebbene, qui la relazione tra politica e scienza ne abbiamo viste di tutti i colori, sia in Occidente, sia soprattutto fuori dall'Occidente,
con un dato ormai chiarissimo, cioè dove la politica si è sostituita o si è voluta sostituire alla scienza, i risultati sono drammatici. Ma il punto di discussione per me e di osservazione fondamentale è nel rapporto tra i cittadini e la scienza. Anche questo è un rapporto che era già in crisi prima della pandemia e che la pandemia ha rotto, speriamo, in maniera non definitiva. In questo la comunicazione ha avuto e ha un ruolo cruciale, anche la comunicazione istituzionale delle aziende. E per quanto mi riguarda, se c'è una missione comune per il futuro, questa missione è esattamente ricostruire il rapporto di fiducia, soprattutto ciascuno per la propria parte, ma soprattutto per il settore che rappresento, per l'azienda che rappresento, nel rapporto tra scienza e cittadini. Se io guardo al passato più recente, il mantra di comunicazione istituzionale di tutte le grandi aziende, soprattutto, è sempre stato: attenzione, ci vuole equilibrio, ci vuole moderazione, soprattutto nei momenti in cui i nervi della politica e dei cittadini sono a fior di pelle, insomma, cerchiamo di essere il più accomodanti possibile. Oggi, secondo me, questo paradigma cambia profondamente, perché questo è il tempo di una nuova militanza, così la chiamo io. Ad esempio sul valore della scienza, sul valore della competenza, del valore del metodo scientifico che noi abbiamo negli ultimi 20 anni sistematicamente demonizzato e demolito. E oggi ne paghiamo le conseguenze. Le cose non succedono all'improvviso. Abbiamo denigrato il valore della competenza, abbiamo portato l'antiscienza nel cuore delle istituzioni fino a trasformarsi in politica. E oggi ci troviamo in una condizione di cortocircuito obiettivamente difficile da gestire. Per il futuro questo impegno è un impegno di civiltà, quindi è una vera e propria militanza attiva che deve vedere ciascuno protagonista per la propria parte, incluse le aziende. Gianluca, la fermo un attimo, solo non perché quello che dice sia poco significativo, perché anzi lo è moltissimo, ma vorrei portare l'attenzione per il futuro dopo, a un secondo giro di tavolo. Se mi anticipa il futuro, poi ci toglie la sorpresa. Allora, grazie a Gianluca Ansalone, ridiamo senz'altro subito dopo il primo giro di tavolo di nuovo la parola, perché stava dicendo qualcosa di significativo per il futuro e mi sembrava anche qualcosa che si può... un'opinione che si possa sposare ovviamente con facilità, quella di ritrovare la fiducia nella comunicazione scientifica. Anna Cittarella di Johnson & Johnson Medical Devices, buonasera Anna. Allora, pomeriggio. Buon pomeriggio, sì, pomeriggio o sera, possiamo interpretarlo come vogliamo. Anna Cittarella, in questo anno e mezzo di crisi pandemica, di emergenza, il ruolo della comunicazione, qualche cosa che è andato bene, qualcosa che è andato meno bene, cosa è successo nella vostra organizzazione? Allora, secondo me nella tragicità dell'evento della pandemia c'è stato un elemento che ha completamente cambiato l'idea di partnership pubblico-privato, no? Quindi anche della comunicazione e dell'interazione dei vari stakeholder. E mentre prima c'era una certa reticenza anche certe volte nella partnership pubblico-privato, la pandemia ci ha fatto accorgere che si induce il sistema sanitario, nel nostro caso, i pazienti, le amministrazioni locali, tutti avevano bisogno di tutti, no? E quindi bisognava mantenere questo filo rosso di comunicazione e di connessione. Quindi secondo me cosa abbiamo imparato da questi mesi? Abbiamo imparato che siamo tutti necessari, che tutti dobbiamo fare squadra, perché se no certe problematiche non si risolvono, che la comunicazione è un elemento che può unire tutti questi stakeholder e che può massimizzare la sinergia. Questi stakeholder. Noi per esempio durante la pandemia ci siamo preoccupati prima, come tutte le aziende, di gestire l'emergenza in sé, ma poi di capire quali erano i need, quali erano i bisogni e quindi abbiamo ascoltato la voice of the customer e abbiamo
comunicato insieme, abbiamo parlato e ci siamo scambiati opinioni ma anche necessità, e quindi la comunicazione è stato il mezzo sostanziale attraverso cui abbiamo potuto rispondere anche ai bisogni degli ospedali nel nostro caso, dei cittadini, delle associazioni di pazienti. Quindi ci siamo attivati a 360 gradi proprio per creare quel filo rosso che in quel momento sembrava non esserci e che poi invece è diventato, attraverso la comunicazione, l'unico modo per rimanere connessi. Grazie, grazie Anna Cittarella. Allora, un anno e mezzo in cui si saranno apprese anche diverse cose, perché appunto si è affrontata una situazione di emergenza che non ha avuto precedenti, almeno a memoria di uomo e di donna. Cosa ci racconta Fabio Maccione di Flixbus a proposito di un anno e mezzo di crisi pandemica e il ruolo della comunicazione? Beh, allora, è stato un anno particolarmente difficile per tutti, evidente. La mia azienda si occupa di trasporti, ci occupiamo di trasporti in tutta Europa, nel mondo. È inevitabile dire che, diciamo, innanzitutto le aziende che si occupano di trasporti, viaggi, eccetera, o settori collegati hanno dovuto fare il conto con una situazione che metteva a repentaglio la stessa esistenza di queste aziende. Parliamo, se guardiamo i dati, di un calo fatturati e di passeggeri che sono rispettivamente tra il 70% e il 60% rispetto ai dati ai quali eravamo abituati. Questo ha comportato per l'azienda una sfida anche dal punto di vista, se mi permetto, della comunicazione a tutto tondo, della comunicazione nei confronti dei propri clienti, che avevano esigenze nei confronti generale. La società, come atto di responsabilità, che in un momento critico, un settore che era considerato in generale, il settore dei trasporti tutto come critico, anche proprio per veicolare il virus, l'epidemia, quindi è dovuto rispettare in termini di responsabilità. Ci siamo dovuti misurare molto anche nel confronto con le istituzioni. Io credo, tra l'altro spero che sia vero quello che diceva Anna Cittarella prima, cioè che poi da questa pandemia usciamo con una maggiore consapevolezza di quella che è la partnership privato, un po' perché per come siamo stati colti la pandemia, un po' forse per l'organizzazione o non so che altro, forse nel settore dei trasporti e in generale nel settore dei servizi, la mancanza di una chiara comunicazione da parte delle istituzioni nei confronti dei cittadini e nei confronti delle aziende è stata abbastanza evidente. Noi ci siamo trovati a dover gestire casi in cui normative riguardavano le limitazioni, le possibilità per i trasporti venivano decise alle 12 a mezzogiorno a valere dalla mezzanotte, con milioni di passeggeri che tutti gli operatori portavano in giro e che quindi giustamente dovevano essere tutelati. Questo è stato un problema, perché secondo me quello che hanno dimostrato le aziende private, del settore almeno, ma in generale, penso tutte, ognuno per la sua parte, è che hanno fatto un grande sforzo di responsabilità nel comprendere il momento, nel non limitarsi, meno in gran parte, forse non vale per tutti, ma in gran parte sì, alle richieste nei confronti delle istituzioni, ma mettersi a disposizione. Il nostro settore, il settore dei viaggi e del turismo, il settore è stato pesantemente colpito perché non c'era domanda, perché c'erano limitazioni, perché abbiamo ancora la capacità di carico per i passeggeri ridotta al 50%, ma non abbiamo mai chiesto o preteso di fare qualcosa di diverso da quello che è responsabile, il buonsenso. Le richieste di consenso imponevano da quelle che erano le imposizioni. Ci siamo attivati immediatamente per quello che riguardava la tutela sanitaria, abbiamo fatto anche di più di quello che ci veniva richiesto, molto spesso dovendo interpretare o anticipare decisioni del settore pubblico. Ora, l'anno è stato complicato, non ne siamo ancora usciti completamente. È vero quello che si diceva prima, c'è una crisi di fiducia, lo diceva Anzalone prima. Io credo che la crisi di fiducia sia una crisi che viene determinata dalla difficoltà, in modo particolare lungo l'ultimo anno che abbiamo attraversato, la difficoltà nel cogliere la complessità delle cose e in modo particolare nel cogliere la complessità durante una crisi. Forse gli ultimi anni, da parte delle aziende, da parte delle istituzioni, con una comunicazione completamente orientata alla semplificazione del messaggio,
con una comunicazione che è stata orientata quasi completamente all'omogeneizzazione, nel senso di omogeneizzato, non di riportare al sistema del messaggio nei confronti del proprio pubblico, forse queste cose hanno un po' minato la possibilità di reggere l'urto di una situazione che aggiungeva complessità ad una realtà che è già complessa. Ne usciremo probabilmente con degli insegnamenti, ne usciremo probabilmente facendo tesoro anche delle difficoltà che ci sono state. Quello che io mi auguro è appunto questo, perché se c'è stata la possibilità di una soluzione, se c'è stata la possibilità di fare qualcosa per superare momenti di crisi e di difficoltà per tutti, c'è stata lì dove la possibilità di una partnership, si diceva prima, di una collaborazione, di un dialogo tra il pubblico e il privato è stata più forte, è stata più intensa. Lì dove è mancata la capacità di ascolto da parte dell'amministrazione pubblica, o lì dove c'è stata soltanto la volontà di pretesa e di avanzare richieste da parte del settore privato, non si è arrivati quasi a nulla se non a risultati parziali. Io credo che questo non ce lo possiamo più permettere. Grazie. Siamo qui in questa sessione rappresentando diversi settori, quindi siamo passati dal settore farmaceutico e medicale, quello dei trasporti, colpiti in maniera differenti, ma importanti anche nella diversità. E senz'altro viene fuori un quadro in cui il rapporto e la collaborazione pubblico-privato non è sempre efficace, ma che appunto però ci può far sperare di qualcosa, di un apprendimento che possa essere valore per il futuro. Marco Magli, ancora un altro settore, perché Marco Magli è direttore comunicazione Feder Distribuzione, oltre che direttore regionale per l'Associazione Europea dei Direttori della Comunicazione. Marco, allora un anno e mezzo di crisi pandemica, ci hanno descritto benissimo le situazioni critiche. C'è qualcosa oltre a situazioni di criticità che puoi salvare dal punto di vista della comunicazione? O è qualcosa ancora da migliorare, questa fiducia che manca per esempio nella scienza e la comunicazione che a volte è ipersimplificata creando ulteriore disorientamento, come ci diceva Fabio, a volte la comunicazione degli aspetti anche normativi arrivano in ritardo e devono essere interpretati non solo ma anche anticipati. Marco, c'è qualcosa di positivo che possiamo dire? Sì, questa cosa ha funzionato e l'abbiamo appresa. Ma Adriano, guarda, io mi riallaccio agli interventi dei colleghi e delle colleghe che mi hanno preceduto. In effetti sono stati messi sul tavolo alcuni temi che credo siano importanti. Allora, io in effetti ho un punto di vista un po' diverso, perché rappresentando appunto una federazione, quindi un'associazione di categoria che rappresenta un insieme di aziende nell'ambito della distribuzione moderna, in effetti ti posso dire che questa emergenza ha fatto emergere una cosa in particolare, cioè se nel passato in qualche modo si stava insinuando l'idea di una disintermediazione totale anche in ambito di comunicazione, questa emergenza invece ha rimesso un po' al centro un po' i corpi intermedi di cui probabilmente noi facciamo parte appunto come federazione. Ma non è tanto un tema di ruolo quanto proprio di agire un ruolo. Quindi in termini di comunicazione l'emergenza è stata importante, perché proprio la necessità di avere una bussola nella complessità, in un contesto in continuo cambiamento, nella difficoltà di interpretare anche l'evoluzione dello scenario, con una confusione tra le persone, la necessità per gli interlocutori istituzionali di avere anche degli interlocutori in qualche modo preferenziali, che potessero essere dei partner nella presa di decisione e nel comunicare anche alcune decisioni, in una gestione corale dell'emergenza e della crisi, ecco. Se, questo sicuramente è un elemento che abbiamo imparato, quindi possiamo dire che
In questo senso è necessario in qualche modo tutelare una comunicazione istituzionale che abbia anche dei livelli di intermediazione che riescano in qualche modo a governare questo processo, soprattutto nei momenti un po' più complicati. Una cosa che invece credo posso aggiungere da un punto di vista invece di elenco delle criticità, forse segue anche l'intervento del collega che ha puntato l'attenzione sulla problematica del rapporto con la scienza. Ecco, un elemento che abbiamo riscontrato è la difficoltà di gestione del dato. È qualcosa che è fondamentale in comunicazione, lo è a maggior ragione in un momento di crisi. La crisis management è sicuramente uno degli elementi importanti. Ecco, questo l'emergenza pandemica ha fatto emergere come la gestione dei dati che siano affidabili, che siano concreti e che possano fungere da punto di riferimento per poi affrontare appunto una comunicazione corretta, trasparente nei confronti di tutti gli interlocutori, che siano le istituzioni da una parte, ma ovviamente le persone, i cittadini dall'altro. Ecco, su questo credo che un grande sforzo collettivo, probabilmente pubblico, debba essere fatto, perché non possiamo permetterci di navigare all'interno di una incertezza totale. Grazie Marco Magli. Allora mettiamo anche questo elemento del dato. I dati ovviamente devono essere affidabili, perché prima di essere interpretati devono essere trasparenti, disponibili, e ovviamente dobbiamo conoscerne anche la fonte, e quindi questo è un punto senz'altro fondamentale. Grazie a Marco Magli. Adesso invito Elisa Serafini, anche lei in doppio ruolo di Presidente Forum Economia e Innovazione e Head of Public Affairs per Glovo, di raccontare il suo punto di vista in 5 minuti di un anno e mezzo pandemico che ha visto la comunicazione svolgere un ruolo in tutte le dimensioni, quello politico ovviamente, quello scientifico, e quello certo, ovviamente, che fa riferimento a anche le persone dentro le organizzazioni e anche ai clienti e ai fornitori. Insomma, la comunicazione è stata messa al centro, e questo ruolo come è stato svolto, Elisa? Grazie, ma io mi ricollego e sono molto fortunata in questo all'ultimo intervento sui dati, perché appunto oggi sono in questo doppio ruolo. Magari in questa prima fase utilizzo il ruolo di Presidente di Forum Economia e Innovazione, perché non si è parlato tantissimo di pubblico, cioè se ne è parlato, però secondo me manca ancora un pezzo, ovvero la comunicazione in quest'ultimo anno ovviamente ha dato prova di quanto sia importante nelle organizzazioni complesse, che siano pubbliche o private, ma su questo tema dei dati mi ricollego a quanto hai detto tu e quanto invece è stato detto precedentemente, ovvero alla disponibilità del dato trasparente e leggibile. Voi sapete che nell'ultimo anno l'utilizzo di forme di appalto velocizzato nell'ambito della pubblica amministrazione sono state un po' la norma, perché chiaramente quando c'è un'emergenza le normative devono essere elastiche, come in questo caso. Quindi c'è stato un utilizzo abbastanza importante e senza precedenti rispetto a forme di incarichi di servizi o comunque strutture che permettono alla pubblica amministrazione di collaborare col privato in una maniera semplificata. È vero che questo è stato chiaramente necessario per rispondere alle esigenze, è altrettanto vero che forse è mancata un po' la trasparenza. Trasparenza in che senso? La trasparenza per i cittadini, ma anche per le aziende, di vedere in modo semplificato i dati relativi a questa pandemia e soprattutto a quello che è stato non soltanto il dato scientifico, ma anche gli acquisti, le scelte pubbliche, tutto quello che ha riguardato le pubbliche amministrazioni. Faccio un esempio molto semplice. Oggi se un'azienda o un cittadino desidera sapere come sono stati spesi dei fondi o che tipo di incarichi sono stati assegnati nel campo di un appalto pubblico o di un incarico di servizi, si trova di fronte
esempio un file che si chiama XML come formato, un file difficilissimo da leggere, un file di database, va benissimo per i super nerd informatici, in cui mi metto anch'io, però non va bene per chi magari fa il giornalista o l'imprenditore, il manager nel public affairs, l'addetto commerciale di un'azienda o semplicemente un cittadino. Perché? Perché purtroppo questi dati non sono facilmente comprensibili, non hanno la possibilità di essere ben visualizzati. Quindi esistono delle esperienze, e questo è sempre utile citarlo, in alcuni paesi del mondo, penso a Taiwan, penso agli Stati Uniti, ma ci sono tantissimi altri esempi, in cui sia dal lato pubblico sia dal lato privato sono state create delle dashboard di visualizzazione semplificata della spesa pubblica e in generale delle decisioni pubbliche, perché è bene comunicare, ovviamente quando il politico va in una conferenza stampa o il tecnico può fare una sintesi, perché non può in 10 minuti, 20 minuti comunicare tutto, però la dashboard invece può aiutare con la visualizzazione. A me è capitato di fare consulenza durante l'anno della pandemia per dei comuni, degli enti pubblici che dovevano comunicare proprio durante il periodo pandemico, prima di lavorare in globo. E questo lavoro per questi sindaci è stato fondamentale e importantissimo. Quello che però è mancato a queste persone, a tanti amministratori pubblici, è stata la possibilità di trasmettere un'informazione più completa e più complessa. Come stanno andando queste scelte? Che cosa sta succedendo? Quali sono questi numeri? Quali sono i soggetti incaricati? Ecco, tutto questo purtroppo è un po' mancato nella forma semplificata, chiaramente con l'adempimento degli obblighi di legge. Quindi questa è un po' una sfida che credo che il pubblico e il privato possano cogliere, cioè utilizzare questo periodo dove la comunicazione emergenziale ha purtroppo dovuto fare i conti con la sintesi, con l'emergenza, con la velocità, e dove si è persa però un po' di qualità e di complessità dell'informazione. Quindi questa è un po' una sfida, e poi insomma sul futuro invece magari andremo dopo e lì posso parlare sì, più della parte aziendale. Teniamo il futuro per dopo. Grazie Elisa. Grazie. Allora, molto interessante questo dibattito sul dato e anche gli esempi che hai portato di buone pratiche internazionali. Magari ne parliamo anche nel secondo giro di tavolo che facciamo tra poco, perché prima c'è Francesca Soncini, direttore commerciale e marketing Extra Aviation Comunicazione Sagat. Buonasera Francesca, di nuovo buonasera, ci siamo già salutati, quindi 5 minuti per raccontarci quello che si è osservato in questo anno e mezzo di crisi pandemica per quanto riguarda la comunicazione e il suo ruolo. E buonasera a tutti. Non è facile arrivare per ultima perché molte cose sono già state dette, e il settore del trasporto aereo, come sappiamo tutti, è uno dei più colpiti per i motivi di limitazione degli spostamenti. La nostra società svolge un servizio di utilità pubblica, pur essendo una società privata. Noi parliamo e comunichiamo quindi non solo con i passeggeri, ma che peraltro sono clienti di qualcun altro, perché sono clienti delle compagnie aeree e non nostre, ma parliamo con un'intera comunità, perché l'aeroporto è come un microcosmo, come un paese in cui tutti i giorni vengono a lavorare sotto varie forme tantissime persone che svolgono lavori molto diversi, dagli enti di Stato, ai negozi, ai ristoranti, a chi invece è qua perché affitta spazi, uffici. Quindi veramente la comunicazione in questo momento è stata molto importante, essenziale, è già stato detto, e devo dire che poi la realtà è sempre diversa da come ci si prepara, perché i gestori aeroportuali svolgono più volte all'anno esercitazioni di emergenza, quindi siamo molto allenati a far passare la comunicazione su tutte le piattaforme, ma poi quando l'emergenza si è realizzata per la prima volta, quantomeno nella mia vita professionale in aeroporto, è stato tutto diverso da come ce l'immaginavamo. Cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di mantenere attivi i canali di comunicazione con tutti. C'è stata un'accelerata a cambiamenti che volevamo fare e che riguardavano un maggior utilizzo dei social media anche come customer care, l'attivazione di canali di comunicazione istantanea come WhatsApp. Dico cose molto pratiche, ma di cui parlavamo in azienda da tanto tempo, e invece sono ovviamente ci sono esplosi fra le mani.
e abbiamo anche diciamo, dovuto parlare tantissimo con le istituzioni, sia per attivare i controlli sanitari nell'immediato, e in questo siamo stati fra i primi, quindi siamo stati sicuramente efficaci, e abbiamo cercato di stare vicini a tutti i nostri clienti, che di colpo si sono trovati la loro attività svuotata di persone, e quindi davvero è stato uno sforzo grande, come immagino per tutti gli altri oratori, ma con la responsabilità di un servizio di utilità pubblica. Mi fa piacere però anche dire cosa non ha funzionato, almeno dal nostro punto di vista. Sicuramente la comunicazione interna è stato uno degli elementi importanti in questa fase. Lo smart working ci ha portato tantissimi benefici di conciliazione tra vita privata e vita professionale e di gestione dell'emergenza per prevenirci dal contagio, ma allo stesso tempo ha portato anche diciamo, distanza, impoverimento del dialogo, soprattutto in momenti cruciali come ad esempio l'attivazione della cassa integrazione. E un'altra cosa che non ha funzionato nel nostro settore, parlo per il mio aeroporto, ma questo vale per anche molte altre strutture, è un dialogo con le istituzioni portato a una qualche forma di ristoro. Diceva prima chi è intervenuto prima di me, non si può solo chiedere ovviamente, però sicuramente le aziende hanno anche dato tanto in termini di assistenza, di informazione, di risorse messe in campo, e quindi chi si occupa di relazioni istituzionali si deve anche interrogare del perché questa cosa non ha portato, quantomeno finora, a dei risultati concreti. E se mi permettete un po' di orgoglio, noi abbiamo vinto quest'anno il premio di ACI Europe, che è l'associazione degli aeroporti europei, per, nella nostra categoria ovviamente, per come abbiamo saputo gestire l'emergenza sanitaria. Era un premio a cui aspiravamo da tantissimo tempo e siamo molto felici di averlo vinto proprio quest'anno, che era dedicato solamente a questo argomento. E siamo felici anche noi di questo premio, anche perché ribatte quello che stavi affermando prima, cioè il ruolo sociale dell'impresa c'è sempre stato, ma è ancora reso più visibile nell'epoca di emergenza, anche per quanto riguarda l'orientare le persone nelle relazioni che, lavorando da casa, possono essere a volte difficili, senz'altro differenti. Quindi la comunicazione deve essere evidentemente fatta più intensamente, meglio, diversamente. Questo ovviamente ci vorrà un po' di tempo per imparare risposte adeguate anche ovviamente a quello che presenta opportunità come una soluzione organizzativa del far lavorare a volte in qualche giorno della settimana da remoto, cioè da casa, le persone. Adesso il futuro, qualcosa ovviamente era inevitabile che venisse già fuori, cioè delle necessità, dei desideri, delle mancanze che dovranno essere in qualche modo corrette. Però magari appunto ci sono altri contributi e suggestioni che verranno da voi. Facciamo un rapido giro di tavolo, manteniamoci su due battute, così poi se siamo bravi magari nel caso ci fossero domande al pubblico inseriamo anche quelle. Se non ci sono, facciamo comunque i diligenti e finiamo nell'ora stabilita, recuperando quel po' di ritardo che era stato accumulato. Allora, questa volta squaderno un po' le carte, non utilizzo l'ordine alfabetico che abbiamo usato fino adesso, anche se però la prima persona che vorrei far intervenire è Gianluca Ansalone, di Novartis Pharma, perché prima gli ho tolto la parola, ma non per altro motivo se non quello che stava già anticipando il futuro, e quindi andiamo a riprendere le sue suggestioni di futuro. Gianluca Ansalone, Novartis Pharma, allora ti ho interrotto, stavi dicendo quali sono suggestioni, indicazioni, previsioni per il futuro o anche auguri che hai
per il futuro? Cosa ti auguri per il futuro? Non mi hai interrotto, anzi grazie. E la prima battuta è rapidissima, perché tutto quello che penso nel futuro è riassunto in un libricino che è uscito da qualche settimana, così mi faccio anche pubblicità, spero lo vediate, che si chiama Geopolitica del Contagio, dove cerco di riassumere l'idea di futuro sugli equilibri internazionali dopo la pandemia. Rispetto all'auspicio, spero che i colleghi abbiano ragione. Io sono un po' più pessimista dei colleghi che ho ascoltato, soprattutto sul tema della partnership pubblico-privato, che è essenziale, ma non credo che sia qui per rimanere. Diverso invece è il rapporto che anche chi si occupa di relazioni istituzionali deve costruire con i cittadini, quindi non solo con la propria costituzione di riferimento, e per quanto mi riguarda il tema portante dei prossimi decenni sarà quello del ritorno e il ripristino della fiducia nel metodo scientifico, non per creare 60 milioni di nuovi scienziati, ma perché tutti, di fronte alla prossima pandemia, su cui purtroppo abbiamo soltanto il dubbio del quando e non certo del se, saremo più pronti e preparati a gestirla collettivamente, perché non sembri una catastrofe, un cigno nero con le conseguenti disposizioni che vengono concepite solo come una violazione delle libertà costituzionali. Grazie Gianluca, noi siamo contenti, anzi, che ci rendi partecipe di questa pubblicazione. Geopolitica del contagio, se ho capito bene, è il libro di Gianluca Ansalone, e grazie per il contributo, anche perché la fiducia nella scienza è un tema fondamentale ed è una sfida per molti attori, ovviamente per la politica e per il pubblico, probabilmente anche per i diversi gradi di istruzione, partendo dalla scuola, ma anche probabilmente dal settore farmaceutico e quello scientifico, non ultimo, che dovranno probabilmente anche sperimentare nuove modalità di comunicazione adeguate anche a un pubblico che evidentemente è stato bombardato da diversi messaggi discordanti. Allora, per mescolare un po' le carte, ritorno subito da... scusate, mescolando le carte in senso proprio letterale, non le ho mescolate così bene che non le ritrovo. Volevo, un po' a sorpresa, ritornare, perché è stata l'ultima del giro di tavolo precedente, da Francesca Soncini, che ricordo direttore commerciale marketing Extra Aviation Comunicazione Sagat. Quindi Francesca, ritorniamo subito da te. Hai anticipato alcuni temi, però quali sono i tuoi auspici per il futuro, o qual è la programmazione anche organizzativa? Hai toccato diversi temi, quindi magari raccontacene un auspicio per il futuro. Sì, allora, quello su cui lavoreremo e che questa pandemia ci ha comunque messo davanti alla necessità di fare, sono sicuramente i temi della sostenibilità, perché questa è stata la prova di quanto siamo interconnessi, e questo argomento non può più restare all'interno del Dipartimento Comunicazione come un'etichetta su quello che si fa, ma deve sicuramente diventare un filone di lavoro per tutta l'azienda. E ricollegandomi a quello che ho detto prima, anche il ruolo della comunicazione interna, che sovente viene visto come una cenerentola, è invece un ruolo molto importante su cui farsi trovare ben preparati. Noi abbiamo poi tutto il tempo della nostra industria, della sostenibilità ambientale, che ovviamente continueremo a portare avanti. Questi sono anche i temi di interesse professionale in questo periodo, e quindi conto di riuscire a portare dei risultati utili. Grazie, quindi comunicazione interna è uno dei punti a cui prestare attenzione. E, Francesca, tu sei, come Gianluca, pessimista, mediamente pessimista, ottimista? Allora, io sono ottimista perché l'ambito in cui lavoro
risponde a un bisogno essenziale, perché viaggiare è un bisogno essenziale delle persone per restare interconnessi, per ricongiungersi con i propri affetti, con i propri amori, per sviluppare lavoro. C'è sicuramente il tema dei contatti a distanza, di quello che stiamo facendo in questo momento, su cui è un po' imprevedibile quello che accadrà. Quindi quanto continueremo a vederci in video call e quanto ricominceremo invece a vederci di persona. Io resto del parere che una necessità di contatto umano sia anche questo un bisogno primario, per cui sono ottimista su questo e anche sulle lesson learned, quindi sulla possibilità di fare tutti tesoro di quello che abbiamo vissuto e di come l'abbiamo affrontato. Benissimo, grazie Francesca per il tuo contributo. Allora chiederei ad Anna Cittarella, Government Affairs Lead Johnson & Johnson Medical Devices, cosa state preparando per il futuro? Abbiamo citato i dati. I dati sono un elemento importante, avete argomentato molto su questo tema, anche nell'economia del tempo che ci è dato, che ci è consentito, anzi, per non fare una ripetizione. Nessuno però ha parlato di digitale, non è venuto fuori questo, è sempre stato, come dire, implicito, no? Ovviamente i canali comunicativi sono digitali, i processi collegati ai dati sono digitali, però sono digitalizzati, però nessuno ha esplicitato qualche opportunità che ci viene dato anche dal digitale. Anna, cosa state facendo per il futuro? C'è qualche elemento digitale anche? Come no? Allora, la pandemia ovviamente ha acceso i riflettori sui pazienti affetti da Covid e all'organizzazione attorno al paziente affetto da Covid, ma ci sono tutta una serie di altri pazienti che sono stati, diciamo, un po' messi in secondo piano, i pazienti oncologici, tutti i pazienti che devono essere sottoposti a screening o a chirurgia, magari soprattutto anche in oncologia, immaginiamo i pazienti che soffrono di tumore al colon retto, piuttosto che anche i pazienti obesi che hanno un percorso ben identificato, e quindi noi ci stiamo focalizzando proprio su questo tipo, fascia di pazienti, cioè ridare a questi pazienti la possibilità di essere curati in una forma, diciamo, ibrida, quindi cercando di offrire la stessa tipologia di cure, ma ovviamente consentendo al paziente di andare in ospedale solo quando è necessario. E quindi abbiamo lanciato recentemente delle piattaforme digitali collegate con delle app che le strutture ospedaliere potranno utilizzare e che serviranno alle strutture ospedaliere per i pazienti innanzitutto di mantenere il contatto e il follow-up medico e quindi di non perdere altro tempo, visto che il tempo in salute è fondamentale, soprattutto per certe patologie, e di consentire una continuità di cura, cercando di rispondere anche a questa evoluzione digitale che, diciamo, il Covid e la pandemia hanno ulteriormente velocizzato. Quindi l'utilizzo del digitale non solo come elemento per connettersi con i pazienti, raccogliere i loro dati e monitorarli e quindi accompagnarli nel percorso di cura, ma anche per strutturare un percorso di cura che non abbia momenti di interruzione e consenta anche di svolgere le cure in sicurezza. E se il paziente va in ospedale solo e quando è necessario, ma viene mantenuto in contatto con il proprio medico per tutto il corso di cura, prima, durante e dopo la cura, questo sicuramente dà un beneficio al paziente, perché non si sente abbandonato ed è costantemente monitorato, un beneficio per l'ospedale perché ovviamente riesce a dare la cura appropriata nei tempi appropriati, è un beneficio per il sistema, anche se parlava prima di sostenibilità, perché ovviamente un paziente che viene curato nei tempi giusti, in modo appropriato, ha un costo ed un impatto nella qualità della vita completamente diverso da un paziente invece per cui si arriva troppo. Grazie Anna. Allora, dimensione digitale, che senz'altro ha avuto un'accelerazione durante la crisi pandemica, molte risposte sono state anche portate grazie alla digitalizzazione dei processi e anche dei sistemi organizzativi. Una speranza che ci ha accompagnato almeno all'inizio della crisi pandemica, mi ricordo che la comunicazione, l'informazione insisteva molto sulla dimensione ambientale,
nel senso che si pensava che ne saremmo usciti tutti migliorati e si vedevano anche questi panorami naturali dove l'uomo, essendo chiuso in casa per questioni appunto della crisi sanitaria, non invadeva più lo spazio della natura e quindi la flora e la fauna riprendevano la loro rigogliosità. Ecco, c'è qualche cosa al di là dell'aspetto ambientale, non solo forse ambientale, e lo chiedo a Fabio, che può riguardare anche l'ambiente e la comunicazione della sostenibilità. Fabio Maccione di Flixbus, è per questo che ti rivolgo questa domanda, perché l'aspetto della mobilità è molto interessato e guarda con interesse, d'altronde è investito dalle tematiche collegate alla sostenibilità. Assolutamente sì, potremmo parlarne a lungo perché chiaramente hanno le cose di cui parliamo noi. Sì, dobbiamo ridurre due battute, Fabio. No, ci mancherebbe ovviamente altro. Il tema è complesso e sarebbe anche molto affascinante. Volevo solo dire che... So che ti interessa e sarebbe anche molto affascinante fare un tavolo solo su quello. Purtroppo Non sarà questa la sede, non ti preoccupare. No, volevo solo dire che il tema evidentemente per un'azienda che trasporto è un tema positivo. Noi abbiamo lanciato i primi autobus elettrici a distanza, gli investimenti sull'idrogeno, cioè non abbiamo lanciato i treni con elettricità, diciamo, elettrici certificati da Greenpeace. Voglio dire, siamo un po' sul tema della transizione ecologica. Io credo che sarà sicuramente una frontiera, non credo che sarà qualcosa di passeggero, credo però che sarà passeggera molta retorica che c'è intorno a questi temi. Lì dove si parla di transizione ecologica io vediamo tutti molti slogan, li vediamo negli spot in televisione, li vediamo nelle dichiarazioni dei politici, perché oggi va così, va di moda. Credo che poi al dunque si debba capire che cosa si vuole fare. Il ministro Cingolani forse anche ricevendo l'ostilità di alcuni che non si aspettavano questo approccio, sta dando una dimensione pragmatica al senso di transizione ecologica. Bisogna capire che si vuole fare. Che significa fare la transizione ecologica? Vuol dire fissare degli obiettivi che non sono raggiungibili, come ci sono in alcuni dossier europei, di cui oggi non voglio parlare, che riguardano ad esempio i trasporti, per poi ritrovarci fra qualche tempo a dire che non andava bene, ma intanto abbiamo passato 5-6 anni a lanciare slogan che hanno creato un po' di consenso? Non credo. Io credo che, così come per le altre cose, vale anche ad esempio per il recovery plan, dove si parla di transizione ecologica, ma si parla anche di digitale, per tornare alla discussione di prima. Oggi serva molto focalizzarsi su quello che è stato uno dei gravi problemi di questo paese, la incapacità di una programmazione seria e di lungo periodo. Questo vale soprattutto per l'amministrazione pubblica, vale in parte anche per le aziende, per il sistema imprenditoriale, mi permetto di dire, ma ecco, io non sono un ottimista sul rapporto pubblico-privato, non lo sono per niente, credo che però serva soprattutto in quest'ottica, che lì dove c'è una partnership che funziona, c'è anche una programmazione più facile. Io credo oggi che si possa provare a investire su questo. Faccio un piccolissimo esempio che riguarda la mia azienda, non perché voglia fare un discorso ombelicale, ma credo sia eloquente. Come dicevamo, per i trasporti è stato un anno disastroso. Le aziende si sono dovute difendere con i denti dalla possibilità di cessare nella propria esistenza e nei propri servizi. Noi abbiamo annunciato pochi giorni fa un nuovo round di investimento, per quella che non è più una startup da tempo, ormai siamo una multinazionale, di 650 milioni di dollari, con una valutazione aziendale che è cresciuta del 10% nell'ultimo anno. Lo dico non per fare pubblicità all'azienda, ma per dire che in un anno di crisi in cui i fatturati sono calati, i passeggeri praticamente non ci sono stati, si torna ad investire su aziende di trasporto. Perché? Perché da una parte c'è una necessità intrinseca nelle comunità, quella di muoversi, come si diceva prima, dall'altra perché probabilmente qualche investitore ha riconosciuto una capacità di programmare nonostante le difficoltà. Io credo che se questa capacità di programmazione venga fatta propria dalla comunità, dall'amministrazione pubblica, dalle istituzioni, si possa solo guadagnare qualcosa. Dal punto di vista delle aziende, chiudo, io credo che si debba entrare nell'ottica per favorire un dialogo con i cittadini, con la società, non solo con i propri clienti, non solo con i propri specifici interlocutori istituzionali. Bisogna mettersi in testa che chi fa questo lavoro, che facciamo noi quasi tutti, no? Quelli che sono qui presenti, chi le aziende in generale che hanno un'ambizione di dire qualcosa a livello pubblico debbano
oggi pensare di dover rappresentare necessità che sono necessariamente coerenti con le necessità del sistema paese. Niente di diverso. Questo è l'unico modo per poter produrre un cambiamento e mi permetto di dire anche per poter produrre benefici per la propria azienda. Nel momento in cui il settore privato, noi tutti capiremo che questo è oggi parte dei compiti di una direzione aziendale, di una policy aziendale, probabilmente saremo, almeno da questa parte, su una buona strada per favorire quella partnership pubblico-privato di cui pure spesso o auspichiamo o ci lamentiamo. Grazie Fabio. Allora metti altri elementi, oltre a quello il rapporto pubblico-privato per una collaborazione proficua, digitale, ambiente e anche un valore condiviso, tu dici, tra attori del territorio. È un senso comunitario probabilmente anche, le aziende sono un attore importante del territorio, della comunità. Dici anche qualcosa riguardo a una visione un po' più lunga, non solo gestire i rischi ma avere anche una programmazione, e per avere una programmazione bisogna anche gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo e non preoccuparsi solo del breve termine e vivere di presentismo. Quindi un altro elemento importante. Chiedo a Marco Magli, che probabilmente ha una visione, se ho capito bene, abbastanza allineata su quanto diceva Fabio, perché insomma c'è un adesso sempre più, forse è stato uno spartiacque la crisi Covid-19 e ha reso ancora più visibile il ruolo anche sociale, non solo economico, anche sociale delle organizzazioni, delle aziende, delle imprese. Sì, mi hai anticipato, sono assolutamente d'accordo con quello che dice Fabio, ma aggiungo anche qualcosa in più. Probabilmente è arrivato il momento per le aziende di buttare anche il cuore oltre l'ostacolo, nel senso che se guardiamo in un'ottica di singola azienda che si mette nelle condizioni di voler contribuire, no, al sistema paese, probabilmente non so se andremo molto lontano sul lungo termine. Cioè qui occorre in qualche modo andare a fare un salto e lavorare in un'ottica di sistema già tra le aziende, quindi come capacità di interlocuzione con le istituzioni pubbliche. Quindi su questo mi ci ritrovo assolutamente. Però se mi permetti, io mi riallaccerei anche agli interventi di Fabio Anzalone e di Anna Citarella, perché sono d'accordo sul rivalorizzare il metodo scientifico, però proprio sulla scorta di quanto raccontava Anna, a mio avviso un po' quello che abbiamo davanti nel futuro, tolta la retorica, su cui sono d'accordo, è un po' un mantenimento di un livello di empatia che abbiamo un po' sperimentato durante la crisi. In un certo senso, siccome è stata una crisi sostanzialmente che ha impattato su di noi come esseri umani, siamo stati isolati da un punto di vista sociale e sotto una forma di confinamento tecnologico sostanziale che sta accelerando tra l'altro l'adozione di tecnologie, no, che in qualche modo, quindi una transizione digitale che era già in corso, probabilmente in termini di comunicazione dovremmo riprendere e dovremmo tenere molto ben presente che abbiamo bisogno di mettere al centro il fattore umano, quindi riuscire a parlare alle persone, riuscire a costruire quella bussola in mezzo alla complessità di cui parlavo prima. Quindi questo credo che è per il comunicatore che in qualche modo intercetta tempestivamente il cambiamento e nel nostro ruolo credo che dobbiamo tenerlo presente, insomma, per il futuro. Grazie a Marco Magli. E allora a questo punto chiedo a Elisa Serafini di svolgere l'importante compito di chiudere anche il secondo giro e anche questa sessione. Allora, Elisa ci ha dato già diversi stimoli quando ci ha raccontato della sua interpretazione di questo anno e mezzo pandemico per quanto riguarda la comunicazione. Nel futuro, Elisa, cosa vedi? Un futuro a tinte fosche, un futuro a tinte rosa, un futuro moderatamente di uno di questi due colori?
No, allora, intanto cerchiamo di vedere il futuro con un cauto ottimismo. Ecco, sicuramente quello che accadrà, credo che sarà che la comunicazione rimarrà uno degli strumenti fondamentali per la rinascita, ecco, per la ricrescita, insomma, per questa nuova fase che, come in tanti cicli delle crisi economiche, avrà sicuramente dei vincitori e dei vinti. Quello che ci si aspetta da parte delle istituzioni è che i vinti possano essere aiutati appunto a trasformarsi, e in questo non soltanto la comunicazione, ma in generale la tecnologia, perché abbiamo parlato prima di digitale. La comunicazione è un mezzo, è un approccio, uno strumento che può essere declinato sotto tantissimi aspetti. Chiaramente nell'ultimo anno il digitale è stato forse il più significativo, però ci sono tanti strumenti di empowerment, di potenziamento delle aziende e delle attività che potranno essere messi in atto. Con tutto quello che è cambiato nell'ultimo anno, sono cambiati i modi di lavorare, sono cambiati i processi produttivi, c'è stata finalmente un'attenzione maggiore alla comunicazione, ma anche ad altri temi come l'impatto ambientale, l'impatto sociale. Se ci sarà la possibilità di aiutare le imprese a inserire questi strumenti di potenziamento all'interno dei loro processi, allora veramente potremo essere ottimisti. Ci sono delle ottime esperienze nel mondo, ne cito soltanto una, io guardo sempre un po' verso l'Asia perché forse il sole sorge lì, c'è sempre un pezzo di futuro in più. C'è stato un bellissimo progetto che si chiama Thailand 4.0, dove sostanzialmente il governo, quando è nata la l'onda dell'e-commerce, ha aiutato tante imprese a iniziare a vendere online con un unico obiettivo: guadagnare, fare soldi, occupare più persone. Cioè, obiettivi banali che però in un ambito di ricerca dello sviluppo economico sono fondamentali. Quindi il commercio online, la comunicazione digitale, la riorganizzazione dei processi, banalmente la riorganizzazione ambientale, la transizione ambientale, queste saranno credo le sfide più importanti. Bisogna che ci siano gli strumenti di empowerment, di potenziamento, perché questa rivoluzione, questa evoluzione possa compiersi nel migliore dei modi. Quindi cautamente ottimisti e con uno sguardo verso il futuro. Benissimo, sono contento che si riprenda a parlare di futuro anche con cauto ottimismo, quindi mi trovo d'accordo. E la comunicazione, che spesso, troppe volte, almeno questa è la mia interpretazione, in passato è stata vista con svolgere un ruolo ancellare, almeno per quanto riguarda le imprese, adesso ha ripreso il campo, e d'altronde ciò è fondamentale, perché se i mercati, come dice qualcuno, sono relazioni, cosa c'è di meglio e cosa c'è di più essenziale della comunicazione affinché queste relazioni siano positive e proficue. Io chiudo qui questa sessione e chiudo anche il primo giorno di Forum della Comunicazione. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri relatori, anche se lo faccio un po' velocemente, ma davvero per la loro partecipazione generosa, attenta, per i contributi che hanno portato di grande valore, e spero di ritrovarli presto in altre occasioni. Allora, Gianluca Ansalone, Novartis Pharma, Anna Cittarella, Johnson & Johnson Medical Devices, Fabio Maccione, Flixbus Europa e Italia, Marco Magli, direttore comunicazione Feder Distribuzione, e perdonate se non ricordo tutti i nomi a memoria, Elisa Serafini, presidente Forum Economia e Innovazione, Head of Public Affairs per Glovo, e ultima ma non ultima, Francesca Soncini, direttore commerciale e marketing Extra Aviation Comunicazione Sagata. Davvero grazie del vostro contributo, ci portiamo a casa qualcosa di molto interessante e prezioso, e grazie a tutti quelli che ci seguono ancora a casa. Abbiamo accumulato circa 10 minuti di ritardo e concludiamo qui la prima giornata del Forum della Comunicazione. Grazie ancora e buona serata.